Ciao, sono Giulio per pianosolo.it, ti do il benvenuto al primo tutorial su Bergmüller Opera numero 100. Bergmüller Opera numero 100 è una raccolta di studi facili, pensati per i primi anni di studio. Normalmente vengono affrontati al primo o secondo anno di conservatorio. Oggi vedremo il primo studio, ovvero la Candeur, che è uno studio in Do maggiore. Apparentemente dalla scrittura sembrerebbe un brano estremamente semplice, in realtà è abbastanza complesso, soprattutto partendo da un elemento ben chiaro dall'inizio, cioè la velocità. Abbiamo una semiminima a 152, quindi con un ritmo sostenuto anche piccoli elementi, piccole difficoltà tecniche diventano molto più complesse, a volte insormontabili, soprattutto se stiamo studiando pianoforte da pochissimo tempo. Voglio farti vedere le difficoltà che possiamo incontrare nella prima parte di questo brano. Vediamo per prima cosa la mano sinistra. Mano sinistra, accordi. Ok, suoniamo accordi abbastanza semplici. Per poi terminare con una legatura a due, che va eseguita suonando il primo accordo in maniera, diciamo naturale, normale, il secondo più dolcemente. Invece la mano destra presenta numerose ripetizioni, piccoli salti, ripetizioni, ecco vedete, ho sbagliato perché pensavo che fosse uguale a quella iniziale, in realtà queste battute cambiano soltanto per alcune note, quindi fare attenzione a tutte le note scritte, leggerle, passaggio dell'indice. Di nuovo passaggio dell'indice, cambiano le note da Mi e Fa come ultime note della battuta precedente, in questa abbiamo Re e Mi, per cui legge con calma, con attenzione tutte le battute, facendo proprio attenzione, un'attenzione certosina a tutte le note presenti. Sebbene possano sembrare battute simili, uguali, anzi, sono simili, perciò potete ca cadere in inganno. Le prime 8 battute non hanno ulteriori difficoltà, passiamo invece alle successive 8, in cui troviamo mano sinistra e mano destra che suonano insieme, suonano sincronizzate. Suonare in maniera sincronizzata in velocità può essere abbastanza complesso, perché mano sinistra e mano destra, come sappiamo, non vanno alla solita velocità. Quindi il nostro intento è quello di arrivare a una velocità tale per cui mano sinistra e mano destra vanno alla stessa velocità. Ok, lentamente non ho problemi, aumentando la velocità potrei non essere così preciso. Ecco che mi posso aiutare suonando lentamente e mano a mano aumentando la velocità, aiutandomi con il metronomo, oppure usando le varianti, ad esempio utilizzando la tecnica del lento veloce, veloce lento, quindi oppure, come dicevo, veloce lento. Posso suonare queste battute all'infinito, fino a quando non mi sento sicuro, ma magari aumentando la velocità e stringendo. Ok, posso suonare le staccate, posso suonare le prima lente e poi veloci a gruppi di 4. Oppure veloci lento. Possiamo anche ripetere questa battuta facendo finta di suonare con una mano. Ad esempio, facciamo finta di suonare con la sinistra mentre la destra suona normalmente. E lo stesso con la mano destra. Ok, qual è lo scopo di questo esercizio? È far sì che queste note siano suonate senza zoppicare,
quindi evitare che ci sia una cosa di questo genere. Perché quando suoniamo insieme, mano sinistra e mano destra possono anche oscurarsi, no? Da un punto di vista sonoro. Mentre quando suoniamo con una mano sola, sentiamo effettivamente come sta suonando quella mano. Quindi questo è un consiglio avanzato per raggiungere un obiettivo ancora più elevato. Altre difficoltà si possono riscontrare sempre nella mano destra. In questo caso abbiamo una legatura, come vedete c'è un Sol e un Fa legati e poi che il Fa passa a La. Ok, quindi suoniamo legato, quindi ci deve essere il Fa, quindi da Sol a Fa. Ok, possiamo ripeterlo. Ok, mi raccomando, attenzione perché la mano, il Sol, Fa, La dovrebbero uscire fuori così. Ok, non dovrebbero sentirsi queste note staccate fra di loro. Andando avanti, la mano sinistra, una diteggiatura particolare, arrivati alla fine della seconda parte. Ok, mettiamo il 3 sul Do, quindi medio sul Do. Poi primo, secondo, primo, quinto. Ok, mi raccomando. Queste diteggiature sono particolari, non vengono usate convenzionalmente, perciò inizialmente fai proprio attenzione a queste battute. Ti consiglio di ripetere queste battute per molte molte volte. Attenzione alla pausa, mi raccomando, quando ci sono le pause la mano va staccata dalla tastiera. Arriviamo alla parte conclusiva, che non ha particolari difficoltà, se non battuta finale della mano sinistra, due battute finali in cui si fa Do, Mi, Fa, Sol, che rimane perché è legato, e poi si preme Do. Quindi mi raccomando, tenere legato, tenere fermo il Sol. Quindi non suonarlo due volte, non fare così, cioè una cosa di questo genere, oppure così, no. Suonare. Da un punto di vista invece interpretativo, le cose, soprattutto per chi come te magari si è avvicinato da poco allo studio dello strumento, può essere un po' complicato far sentire col pianoforte tutti crescendo, tutti diminuendo, tutte quelle espressioni di dinamica che rendono l'interpretazione più ricca, il brano più bello. Qui quindi ti consiglio magari di suonare soltanto una mano, cercando di interpretare ciò che l'autore voleva far sentire. Quindi se all'inizio dice piano, mi raccomando, non suonate ad esempio cioè così forte, sparando magari l'accordo al basso, no. Suonare tutto in maniera dolce. Poi qui dà un leggero crescendo, per esempio all'inizio, quindi ok, si cresce, poi si diminuisce. E questa espressività va portata facendo attenzione proprio a tutti i segni di dinamica all'interno dell'intero brano. Quindi il mio consiglio è proprio questo: leggere con calma, attentamente, una volta acquisita la tecnica, fare proprio attenzione a tutti questi passaggi, a tutti questi cambi di espressione, di dinamica. Fai attenzione anche al ritenuto, al rallentando, al diminuendo, delle parti conclusive, ad esempio qua, oppure la parte proprio finale, in cui proprio a conclusione va ritenuto un poco per dare proprio il senso di conclusività. Detto questo, ti auguro un buono studio. Se hai domande, noi siamo a tua disposizione, puoi commentare l'articolo
o commentare anche il video su YouTube. Ti ringrazio, a presto, ciao!